Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in Vita da Stefi! Come state? Come avete passato il Natale? Io sono qui, ferma. No, no, non ho passato Natale seduta a questa scrivania, ma sono passati circa 3 minuti dalla fine del video che voi avete visto domenica scorsa a quello che vedrete adesso, perché essendo logorroica ho parlato mezz'ora solo di una parte dei miei prodotti e allora dobbiamo compiere la missione. Prima della fine dell'anno bisogna che questo decluttering make-up, che ormai è una tragedia, bisogna che finisca. E la parte più divertente del decluttering make-up deve ancora arrivare, perché io vi ho lasciato senza occuparmi dei prodotti labbra. E sono quelli sui quali compierò una strage. Siete pronti? Siete pronti? Io non sono tanto pronta. Vi dico che ci sono un paio di cose che lascerò in stand-by, come ho fatto per i prodotti occhi, perché non riesco a prendere la decisione di abbandonarli soli e sconsolati. Allora, innanzitutto, ho dimenticato di dirvi che tra i prodotti occhi, io tengo occhi, si fa per dire. Continuo a tenere questa matita di MAD che si chiama Taupe e che io uso, ma proprio una volta ogni 20 anni, quando mi sembra di aver creato qualche buchetto nelle sopracciglia. È troppo chiara per essere, come potete vedere, per essere del colore delle mie sopracciglia, ma se devo creare un'ombra non metterei mai una matita super scura delle mie sopracciglia perché sono già troppo scure di loro. Quindi questa la tengo, ma è un utilizzo proprio perché è l'unico prodotto, tra virgolette, per sopracciglia che possiedo. Poi andiamo subito ad occuparci delle matite labbra. Perché che matite labbra ho io? Allora, ho questa sottospecie di matitina, ora ve le faccio vedere tutte insieme sulla mano. Che poi mi sporco la mano e non so più come mostrarvele. Allora, questa è una matita di Kiko che sta per fare la muffa. Aspettate, temperiamo un attimo questa matita e vediamo. Cioè, guardate che colore di punta, è una cosa schifosa. La devo buttare, dite. No, dite la verità. Secondo voi è giunta l'ora? No, dai, è ancora viva. Io non riesco a capire. Come si fa a capire se questa specie di alone che vedo qui sotto è muffa? Ha l'odore delle matite Kiko normali, non è cambiata per niente, però c'ha 80 anni, direi più o meno com'è. Questo è un colore bellissimo, questa è l'equivalente di, oddio, non mi viene più in mente, forse Alfred di MAC come matita. Kiko non la fa più, devo assolutamente portarmi questa matita con me e vedere se trovo l'equivalente di colore da Hawaii o da qualche altra parte perché il colore mi piace tantissimo. Questa resta, però fatemi sapere se questa specie di bordino che io vedo qua di un colore indefinito è muffa intorno alla matita, perché nel caso la salutiamo, ok? Poi ho questa, che è un'altra matita di Kiko, è la mia matita di Kiko 529, questa è una matita che ricomprerò sicuramente perché è proprio il mio MLBB fatto a matita, la indosso sotto al rossetto di MAC che adesso vi faccio vedere ed è questo colore qui, è un malva molto molto carino. E possiedo, mi sono persa una matita, sì. Quest'altra matita di Kiko che è più nuova, cioè nel senso è comprata con questa, con la 529, questa è la matita 300, 311, scusate, 311, sto parlando da più di 30 minuti perché ho appena finito di girare l'altro video e quindi ormai un po', ecco, questa matita qui. La mettiamo un attimo qua da parte. E poi ho le due matite di MAD che sono Natural e Maple. No, scusate, sono Natural. È Natural questa. Sì. Poi c'è questa che è la Red di MAD. E allora ci deve essere un'altra matita che è Maple.
mi stava cadendo. Ma siccome io sono ricoperta, cioè praticamente io ho sulle gambe il pledino di peluche perché altrimenti mi congelerei in questa stanza a girare il video, e allora non la trovo più. Eccola qui. Ok. Allora, Maple, Natural e Red. Ci lasciano, se ne vanno. Perché sono secchissime, sono ormai diventate dure. Queste due sono troppo marroni. A me piacerebbe avere una matita neutra, ma di un neutro molto meno marroncino di questo. Cioè, diciamo un colore che sia tra questi due. No, più chiaro di questa, però un po' più caldo. Se esiste in natura, lo troverò. In natura non esiste, in un negozio di cosmetici. Quindi queste se ne vanno via. Questa la stiamo tenendo in stand-by perché mi dispiace che è nuova, ma secondo me ci saluta. Ma cominciamo a pensare ai rossetti e a come si abbinano o non si abbinano a queste matite. Prendo l'aggeggino qui perché non voglio dimenticarmi niente. Allora, parliamo dei gloss. Parliamo dei gloss perché c'è una soddisfazione, ma non tanto. Allora, io ho i quattro mini gloss di Fenty. Questo dei quattro mini gloss di Fenty, che è il più chiaro e che si chiama Baby Brute, non vedo niente. È praticamente finito, vabbè, a parte il fatto che sia un po' sporcato il cosino, ma io ho provato a pescare il prodotto, cioè il prodotto è proprio sulle pareti. Non lo elimino adesso perché comunque un pochino di prodotto lo rilascia, però diciamo che questo è un gloss che sta per terminare. Gli altri tre li userò anche ben volentieri perché mi piacciono tutti e mi piace proprio la formula di questi gloss, non escludo che un giorno ce ne avrò uno in versione gigante, motivo per cui non ho alcun motivo di tenermi ancora questo Gloss Essence completamente trasparente, mentre quelli hanno un po' di sbrilluccichini. Adesso vi faccio vedere quello più colorato di questi, quanto è carino e sbrilluccicoso, perché gli altri non li vedete, per quello sono carini anche gli altri, ma sulla mano finireste col non vedere nulla, invece questo si vede. Che è carino e sbrilluccicoso, più o meno si vede, insomma, vabbè, comunque questo ci lascia. Questo se ne va perché abbiamo già dato. Continuo a evitare di bocciarmi l'intera manina. Ok, ora passiamo ai rossetti. E anche qui, ho delle brutte intenzioni. Allora, ho appena dimenticato una cosa, ma adesso ve la dico. Allora, io ho questi due Stick Labello, questo che è il mio colore preferito, è praticamente abbinato perfettamente alla matita di Kiko, quella piccolina e forse ammuffita, che detta così suona veramente male. Questo è il mio prodotto preferito e lo tengo. Questo invece, che è un rosino baby, un po' troppo sparaflesciato, se ne va perché tanto non lo consumerò mai. È inutile che mi tengo una cosa giusto perché, vabbè, qualche volta mi posso costringere a metterlo, ma perché mi devo costringere a mettere un trucco? Non si capisce. Stessa motivazione per cui, perché mi dovrei costringere a mettere dei prodotti che non sopporto più sulle labbra perché mi fanno rimpiangere di aver messo qualcosa sulle labbra quando li uso? Motivo per cui questo rossetto liquido di Wycon di colore bellissimo che ho usato tanto, perché questi hanno una certa età, risalgono all'epoca in cui io mi truccavo tutti i giorni, ante 2020, e quindi sono stati usati e riusati. E questo di Maybelline, che è il carissimo Lover, io non li sopporto. Cioè, proprio non li voglio più mettere sulle labbra perché poi. No, no, io e i rossetti liquidi abbiamo chiuso. Le dolenti note.
ne ho anche due di Clio. Allora, questo rossetto di Clio che è più vecchio, che si chiama Hell Yeah, è praticamente un rossetto metallizzato che credo di aver comprato solo io, perché poi insomma neanche i parenti di Clio l'hanno comprato questo rossetto. Ho fatto un video di recente in cui vi ho detto, secondo me ho recuperato qualcosa. Questo meraviglioso colore che voi vedete qui sulle mie labbra è completamente diverso. Però io ho sperimentato che mettendoci sotto questa matita, quella che ho adesso, di Kiko, questo colore sulle labbra non mi dispiace e per di più non mi secca troppo le labbra. Questi seccano molto meno di Lover di Maybelline. Come tipo di rossetto liquido, però ecco questo colore io devo dire che l'ho rivalutato perché con la matita sotto sulle labbra mi sta bene e usato come ombretto è simile a questo ombretto di Clio che sto eliminando, ha la stessa durata, non fa strato, basta metterne poco ovviamente e soprattutto è un pelino più freddo di questo. Quindi questo colore qui io me lo tengo. Ma questo che è Mama Not, che è molto più nuovo, che è un colore bellissimo, che adesso vi mostro. Sulle mie labbra non è assolutamente questo colore e anche con la matita sotto non riesco a farlo virare a questo colore. Perché le mie labbra sono molto scure e su di me questo viene un rosso, ma per di più si scalda tantissimo. Mi dispiace tanto, ma io questo rossetto lo elimino. Perché non ha alcun senso tenermi un rossetto solo perché è peccato che non l'ho comprato da molto. Parliamo sempre di un acquisto, secondo me questo è un acquisto di dicembre 2018, qualcosa del genere. Sì, dicembre 2018. Non lo uso, purtroppo non lo regalo neanche alla mia, cioè glielo posso anche dare, lo prova, ma secondo me su di lei secondo me viene proprio un rosa fragola molto più chiaro e freddo perché lei è proprio tutt'altra carnagione e penso che sia una roba che le sta malissimo, per cui provo a darglielo, ma non credo che ci siano dei risultati. E passiamo ora ai rossetti in stick, che sono quelli che io preferisco in assoluto, anzi, secondo me, d'ora in avanti eviterò comunque di comprare anche i rossetti in stick troppo matte, perché io con i prodotti matte non mi ci vedo proprio. Esattamente come io non mi vedo più, forse perché voglio fare la giovane, pur non essendo, con i colori che hanno tendenza rossa. Questa matita di MUD che ho eliminato è praticamente l'ultimo colore veramente rosso che avevo. E se ne va. Che cosa ho come rossetti in bullet? Ho questo rossetto di Catrice che era uscito da una rivista e che va via anche lui senza nessun tipo di ripensamento. Questo provo a darlo all'amica di cui vi dicevo perché questo è un nude che su di lei, secondo me, sta benissimo. Non è male, è un rossetto abbastanza opaco, ma è troppo simile a Velvet Teddy e non ha senso tenerlo. Elimino anche questo rossetto di MUD, che è ormai l'ultimo, questo è Idol. È un bellissimo viola, anche se è piuttosto difficile da usare perché è abbastanza sparaflesciato, cioè contiene una quantità di blu notevole, ma questo rossetto ha proprio cambiato odore, come avevano fatto gli altri di MUD prima di lui e quindi è proprio inutilizzabile nel senso che è andato a male, non posso regalarlo a nessuno. Per cui adesso cerco di disimbrattarmi ma non ci riuscirò, vabbè non ho provato i colori quelli super resistenti di Maybelline eccetera di proposito perché tanto ero già decisa a eliminarli e lo sapete tutti che colore è l'over di Maybelline perché tanto ce l'abbiamo avuto tutte quando c'era la fissa per questi rossetti. Io non mi sono fatta corrompere dalle nuove tinte di Maybelline che sono uscite. Come si chiamano? Le Vinyl? Tanto i rossetti liquidi non li sopporto. Ecco, l'avete capito come concetto? Ok, ora io ho a questo punto tre rossetti in bullet di Clio e tre di MAC.
Parliamo subito dei Mac, perché i Mac restano tutti e sono. Sono ceccata. Mer, direi. Adesso ve li faccio vedere uno vicino all'altro. Mer. Craving, che è quello che ho sulle labbra in questo momento. Adesso vi faccio vedere anche l'utilizzo. E Velvet Teddy. Allora, Mer, Craving e Velvet Teddy. Velvet Teddy è sicuramente il rossetto che io ho usato meno di MAC. Perché è un rossetto che io ho preso proprio da usare quando mi faccio dei trucchi particolarmente scuri. Questo Craving l'ho preso prima, ma soprattutto è il mio rossetto preferito. Guardate la differenza di utilizzo. Ecco, io voglio tutti i rossetti che mi piacciono talmente tanto che arriverò a finirli, altrimenti non ha senso. Quindi i MAC li tengo tutti sapendo che forse Velvet Teddy non lo finirò mai, ma lo userò magari con sotto una matita quando faccio un trucco così più intenso. Poi di Clio tengo MLBB, che ve lo swatcho vicino a Mer. Ecco. Allora, questo è MLBB swatchato vicino a Mer. Vedete che ha una componente leggermente più calda? Sulle mie labbra si riscalda ancora di più, però non mi dispiace, mi piace comunque, è un bellissimo colore. Poi questo è Baciami Stupido, che a questo punto rimane il mio rossetto scuro, diciamo l'equivalente di un rosso, anche se come vedete rosso non è, ma quella volta ogni tanto che bollo gli ho il rossetto strong mi è rimasto solo lui e me lo tengo. E poi abbiamo la dolente nota, rosa indiano. Rosa indiano ve lo faccio vedere vicino alla matita di Kiko che vi ho detto non sono sicura di tenere per farvi vedere quanto sono simili, anche se non sono lo stesso colore, sono. Perché faccio queste stesure di rossetto in punti difficili? Allora, questa è la matita di Kiko, che è enormemente più fredda, e questo è il rosa indiano, che sulla mano lo vedete così, ma sulle mie labbra è molto più sparaflesciato. Però, mentre io senza problemi elimino la matita di Kiko, perché tanto non la userò mai, rosa indiano è uno di quei prodotti con i quali ho bisogno di, come dire, avere ancora un po' di tempo per pensarci, per riflettere, non ce la faccio a lasciarlo andare così, è troppo presto. Allora, questo lo tengo, però io voglio fare vari tentativi, come dire, di utilizzarlo miscelato proprio un pochino con Velvet Teddy per spegnerlo un po' e vedo se la cosa ha un senso, cioè se vale la pena o se in realtà spreco del Velvet Teddy inutile per smorzare di tono un rossetto che comunque non mi piace e non mi fa sentire a mio agio e quindi non ha senso tenerlo. Per cui, per tirare le somme, io sono rimasta con i 4 mini gloss, questo prodotto di Labello, questo di Clio e 6 rossetti in bullet e sto. In realtà ci sarà probabilmente un acquisto make-up a Natale, quindi quando voi vedrete questo video, io forse avrò comprato un'altra cosa che non vi posso dire ancora, perché probabilmente sarà anche un regalo per un'altra persona, quindi non ne posso parlare, ma poi ve lo racconterò in un video successivo, ok? Quindi diciamo che c'è un solo prodotto di cui avevo dimenticato di parlare a proposito della base. Io ho questo correttore di MAC che avevo usato per il contouring, ma su di me è troppo caldo. Lo lascio qui in fondo, e poi lo andrò a mettere magari nella bustina della MAC perché invece di buttarlo lo tengo per un ipotetico back to MAC tra 20 anni. Perché altrimenti, ecco, non ha senso buttarlo via o magari lo do a qualcuno a cui serve il sesto prodotto per fare il back to MAC, perché
mi dispiace buttare una cosa che non utilizzo, che però può avere questo secondo. Ho non citato due prodotti che per me sono una costante perenne: il primer occhi di Urban Decay, che non ne parlo nemmeno perché io senza primer occhi non metto neanche il mascara, cioè per me il trucco occhi inizia da qui. Ne proverò altri quando finirà questo, ma primer lo devo sempre avere. E il fissante make-up, al momento ho la mini size dell'All-Nighter che fissa tantissimo, ma non mi fa più impazzire lo spray. Diciamo che dal punto di vista dell'effetto spray, quello che ho preferito di gran lunga era il Glam Glow, vabbè, quello di Pixi. Sto dicendo una cosa che non è una. No, secondo me è quello rosa. Non mi ricordo più che spray ho usato perché ho un'età, ormai sono rimbambita e quindi questo è il mio make-up. Voglio fare solo un recap. Vi voglio far vedere una cosa. Allora, i prodotti che io ho acquistato nel 2022 sono soltanto di Shiglam. Salvo l'acquisto che vi ho detto che potrei fare. Cioè io ho comprato nel 2022 queste due matite occhi. Il più scuro di questi prodotti del contouring, perché quello chiaro l'avevo comprato a fine dell'anno scorso, e l'illuminante. Non ci sono altri acquisti make-up che io ho fatto nel 2022 fino ad ora, e quindi diciamo che io posso anche considerare non che devo comprare qualcosa di corsa nel 2023, ma che pur usando poco il make-up ho anche capito di quanto poco make-up nuovo ho bisogno ogni volta, perché poi insomma, se il make-up uno non lo usa, non ha alcun senso continuare a comprarne per non utilizzarlo. Metto anche questo qui, ho paura di fare qualche strage. Ok, e metto. No, questi li ho già messi, questo è tutto il mio make-up. Non so se vedete la situazione. Voglio fare solo un conto di quello che ho eliminato. Allora, ho eliminato 4 matite labbra, 2 rossetti in bullet, un rossetto liquido, 2 rossetti liquidi, 3 rossetti liquidi, questo labello e un gloss. Quindi ho eliminato praticamente 3, 6, 7 prodotti labbra. Va bene. Base mascara di Kiko eliminata e un ombretto cremoso di Clio e 3 pigmenti di Neve Cosmetics e 2 palette. Questi sono i prodotti che hanno finito la vita in mia compagnia nel 2022. Per loro l'anno finisce qui, come Miss Italia di un sacco di tempo fa. Forse è meglio che finisca pure il video, perché non ne potete più e ci avete ragione. Per cui adesso io direi che questo è anche l'ultimo video che voi vedrete del meraviglioso canale Vita da Stefi nel 2022, perché il prossimo video sarà già nell'anno nuovo, anche se parlerà ancora un po' dei bilanci e robe varie, sapete che devo fare tutto, vabbè, insomma, ok, avete capito. Quindi, siccome noi ci rivediamo nel 2023, ci auguriamo tutti non solo di fare buoni propositi da mantenere o da non mantenere, ma di avere motivi per cui progettare, sorridere, piangere, incavolarsi in questo 2023 che sarà un anno come gli altri, ma siccome non è ancora arrivato, noi ce lo immaginiamo meraviglioso, tanto che ci costa, non si paga niente a sognare. Ok? Buon 2023! Ciao!